Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. È veramente tantissimo tempo che non giro un video, ma ho avuto diverse... per la verità è una unica distrazione che si chiama Minù, Amanita Minù. Ed è qui in braccio a me che ronfa. Vediamo se riesco a farvela vedere. Eccola qui. Lei è Minù ed è il motivo per cui non sto facendo più video, perché praticamente sta sempre appiccicata a me e le voglio un bene incredibile. È arrivata da me il 20 di novembre e da allora praticamente stiamo sempre insieme e sono veramente contentissima. È una micina siamese e per molto tempo ho pensato che prendere un micino di razza, quando ce ne sono tanti abbandonati, fosse una cosa anche un pochino immorale. Diciamo che lei è stata un regalo che mi ha fatto, che mi ha voluto fare mio marito, perché ed è capitato che è arrivata intorno al mio compleanno, quindi io la considero un po' un regalo, il regalo per il mio compleanno, ma alla fine è stato scelto di prendere una micina che eravamo sicuri che stesse bene. E poi effettivamente, parlando con la signora che gestisce l'allevamento da cui viene Minù, praticamente ci ha fatto capire che sì, ok, si paga il micino, però è anche vero che si pagano, in questi soldi che vengono dati, tutta una serie di, come posso dire, di visite dal veterinario. Nel suo caso lei è già stata sterilizzata, è stata utilizzata una tecnica di sterilizzazione precoce. Io gli altri miei gatti li ho sterilizzati sempre perché c'è stato un motivo. Ho sempre pensato che la sterilizzazione fosse un qualcosa di barbaro, se vogliamo, però è anche vero che soprattutto le gatte soffrono molto quando vanno in calore e non possono avere dei cuccioli. Invece in questo caso non dovrebbero esserci problemi, o almeno lo spero tantissimo. Lei ha fatto tutte le visite del caso e speriamo, insomma, che stia sempre bene. Ed è impossibile non affezionarsi, anche perché è una pestifera incredibile. Allora, lei è nata il 25 luglio e il 25 di dicembre compirà 5 mesi. E devo dire che in questo tempo che è stata con noi è cresciuta veramente tantissimo. Ecco. Così si vede, è cresciuta veramente tanto e non sta ferma un secondo, salta da tutte le parti, si arrampica ovunque, è veramente tremenda, però è anche, mi fa veramente tantissima compagnia e sono molto molto contenta, insomma, di avere Amanita Minù nella mia vita. Sono veramente molto contenta. Non voglio considerare che lei sia un rimpiazzo di Tiffany, assolutamente no, è una nuova componente della famiglia e non ho fatto più video perché lei, riuscire a tenerla ferma e tranquilla è praticamente impossibile. Ho fatto diversi tentativi, ma lei ha fatto un disastro, mi ha buttato tutto per aria, quindi alla fine non ho fatto più video, però insomma volevo presentarvela e secondo me è una cosa, io sono veramente molto contenta e a me piace condividere anche cose, soprattutto cose belle nel mio canale, e quindi insomma volevo presentarvi.
E va abbastanza d'accordo anche con l'altro gatto, ogni tanto c'è qualche momento di tensione, però devo dire che insomma sono veramente adorabili e li adoro soprattutto quando giocano insieme, sono veramente troppo troppo carini. Secondo me avere un animale in casa è veramente una cosa che riempie veramente il cuore di gioia. Sì, danno lavoro, sporcano, creano disastri, però sono tutte cose assolutamente sopportabili e superabili. Insomma, per questo breve video è tutto. Volevo farvi un saluto e presentarvi questa mia nuova meravigliosa amica. E grazie a tutti per aver visto il video e ci vediamo al prossimo. Ciao! La sua mamma si chiama Aisha e appena nata pesava solo 69 grammi, 69 grammi veramente di amore. Adesso pesa più o meno sui 2 kg ed è veramente pestifera. Il suo nome, Amanita Kaplan, viene da una serie televisiva che ho appena finito di vedere e mi è piaciuta tantissimo. Purtroppo sono solo 2 stagioni. È una serie di fantascienza in cui 8 personaggi si ritrovano interconnessi e mentre cercano di capire questo mistero, insomma, vengono perseguitati da una misteriosa società segreta, veramente una serie che mi è piaciuta tantissimo su Netflix.